L'uscita naturalistica dei due gruppi, finalizzata alla sensibilizzazione nei confronti del territorio e alla scoperta delle bellezze naturali, dell'ambiente e delle dune, è stata organizzata dalla Scuola Media Maria Brigida di Termoli, con il contributo della Wildlife School di Antonio Caprara e dell'Associazione Ambientalista di Termoli Wild di Esio Varrassi, con il progetto PON, potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico, dal titolo Arte, paesaggio e cittadinanza. Il progetto PON è suddiviso in due moduli. Il primo, educare alla bellezza per imparare la convivenza, con il contributo dei docenti esperti Angela Del Vecchio e Rino Greco, docente tutor Luciana Giuliano. Ed il secondo modulo, Federico II e il Castello di Termoli, con il contributo del docente esperto Giulio Corradi e con il docente tutor Alessandra Liberatore. Insieme abbiamo iniziato un percorso con un unico obiettivo: far conoscere il territorio alla futura generazione, la storia e le meraviglie naturali che abbiamo a pochi minuti da Termoli, Petacciato e Campo Marino. Documentare e presentare il brutto e il bello, piccole lezioni di educazione e rispetto per la natura attraverso l'esperienza e la passione di Antonio Caprara, con gli interventi diretti, quelli del sottoscritto di Ezio Varrassi, senza mai tralasciare le cose che non vanno, come l'inquinamento ambientale, l'incuria ed il degrado. Alunni e docenti della Scuola Media Maria Brigida sono stati in escursione un intero pomeriggio nella pineta di Petacciato Marina. 3 ore intense, piene di interesse ed attenzione. Un'escursione in 70 ettari di natura incontaminata, arricchita da vari argomenti, passando dagli animali alle piante, con il contributo di Antonio Caprara, seguite da piccole parentesi di degrado, inquinamento ambientale ed incuria, evidenziati dal sottoscritto, che a distanza di anni la pineta ancora ne è vittima. Allora, questa è un'area paludosa, ok? Infatti, se potete ammirare dietro, c'è un osservatorio un po' abbandonato, ma c'è, esiste. Da questo osservatorio si possono osservare questi uccelli. Quelli più famosi, quelli sono il martin pescatore, penso che conoscete un po' tutti. L'erone cenerino, sono quelli un po' più, diciamo, che si sentono, no? Ma oltre a questi due uccelli ne abbiamo tanti altri. La cannaiola sicuramente l'avete vista tante volte, solo che dato che non riconoscete tutti questi uccelli è un po' difficile da riconoscerlo ad occhio nudo, anche perché sono molto veloci e un po' complicata la cosa. Comunque qui su questo cartellone potete ammirarli. Ok? Ci vedete tutti quanti? Li vedete? Sì. Adesso con tutto sto chiasso che stiamo facendo è un po' difficile che... Si sono nascosti. No, scappano proprio. Ma oltre agli uccelli, in quest'area paludosa, si possono ammirare ancora le ultime tartarughe. Ci sono le tartarughe palustri. Ok? Solo che, come dicevamo, manca a scuola. Non so se c'erano... questa è un'altra classe. No, c'era il gruppo nostro e l'altro gruppo no. Purtroppo, per causa dell'uomo, stanno andando in via di estinzione. Questi sono gli ultimi paradisi dove potremmo incontrarli, e che nel nostro territorio
Abbiamo una pianta che in realtà utilizziamo tanto, specialmente voi ragazzi che mangiate le caramelle, no? Vi piace la liquirizia? Sì. E questa è la pianta. Come fa schifo? Amara. Caccia un fiore viola. Ti mando il rogo. È commestibile, però è commestibile, diciamo, la radice. E si raccoglie nel periodo quasi autunnale, verso ottobre, fine settembre. Una volta che caccia il fiore, la radice si può raccogliere. Qua c'è una pianta viola. Che cosa? C'è una pianta viola. Non è. Non tocchiamo tutto. Questa qua è la mia. Ok, adesso non vado ad estirpare la radice perché è un peccato. Cioè, però la radice per fare sì. Non so se avete mai visto quelli comprati, che si proprio succhiano. I bastoncini di legno. Sì. Quella è la radice della liquirizia. Okay. Questa pianta è un po' diversa perché questo è selvatico. Allora, questa pianta è autoctona del nostro posto. Sono piante costiere. E infatti se riuscite a vedere bene, cioè vedete bene una cosa, sono tutte basse perché... Ascolta, Egidio, ascolta. Perché fanno parte dell'ecosistema delle dune, queste sono tutte dune. Le dune cosa sono? Sono cumuli di sabbia creati dal vento. Ok? Perciò questa è zona protetta e riserva, perché in pratica sono le ultime esistenti sul nostro territorio. Se tutti quanti passiamo e calpestiamo... andiamo a rovinare questo ecosistema, quindi distruggeremo sia le piante, automaticamente anche gli animali del posto, ok? Per questo motivo è stata creata la passerella, anche se purtroppo è tutta andata. È stata distrutta. Sì. Però se voi vedete la differenza tra il rosmarino selvatico e quello che abbiamo nel giardino è notevole. Questo sono rosmarino selvatico? Perché crescono più che altro a terra per causa del vento, ok? Non tendono... a crescere in altezza perché il vento le può rompere. Automaticamente si ramificano a terra. Ma anche l'odore cambia. Fatevelo passare. Fa sentire. Già sentite? Sì, questo. Cambia. L'albero che predilige il territorio è il pino marittimo, che è questo che vedete sulle nostre teste, quelli che trovate a Tremiti. Questi, diciamo, sono le specie autoctone del posto. Poi ci sono anche specie invasive come quello, l'eucalipto, che sono specie australiane, quelle che mangiano il koala, il cibo del koala. Quello col tronco bianchino, sì, un po'. Oh. Però qua ovviamente il progetto stanno cercando di eliminare le specie invasive e reintrodurre solo quella carta, però è un lavoro che impiega tempo e poi devi vedere se continuano a farlo, chi lo fa, chi non lo fa, cioè. E oltre a quello ci abbiamo anche la mimosa selvatica, che anch'essa non è una specie nostra, è una specie semi-invasiva. Col tempo si spera di debellarle. Vengono usate come piante ornamentali. Se ne trovano parecchie in giro nei giardini. Riuscite a vederle? Quelle sono piume. Sono piume di colomba, di colombaccio, che sembra una specie nostra autoctona.
sarà stato ammazzato da qualche volpe. Sì. Quando vedete queste questi piumaggi per terra così significa che è stato predato. Sentite voi? Avete visto? Povero. E poi fa parte della legge della natura. È normale. E lì è la famosa bat box. Sono dei rifugi per pipistrelli. Sono stati installati per far ritornare i pipistrelli sulla costa adriatica, dato che stavano scomparendo. Ok? Perché sono importanti i pipistrelli? Perché si cibano di insetti, però prediligono le zanzare. Infatti, se ci fate caso, le zanzare adesso prendono il sopravvento e ci fanno neri neri tutte le stagioni. Però se tornassero tanti pipistrelli come ce n'erano una volta, questo pericolo non ci sarebbe più. Durante l'escursione ho voluto mettere in evidenza alcuni punti della pineta, le cose che non vanno, tanto degrado, abbandono ed inquinamento. Centinaia di migliaia di euro investiti nel 2011, quasi 500.000 euro, con buone aspettative per un turismo costiero, non sono bastati per evitare un altro scempio di una politica che ancora oggi ignora queste meraviglie naturali. Negli occhi dei ragazzi ho visto tanto stupore ed indignazione. Ripongo la speranza in loro che in un futuro possano cambiare le cose. Tantissime le domande da parte dei ragazzi, molti di loro emozionati nel visitare per la prima volta la pineta di Petacciato Marina. Vogliamo concludere il documentario naturalistico facendovi ascoltare le impressioni e la voce di alcuni alunni, come quella di Letizia, di Desiree, che hanno voluto sottolineare l'incuria dell'uomo e nello stesso tempo le meraviglie che continuano a resistere nonostante l'abbandono, e ancora a seguire la voce di Andrea, che ha voluto sottolineare l'importanza del rispetto dell'ambiente, di Manuel, di Luca, facendo riferimento al ruolo fondamentale che hanno i pipistrelli, osservando la bat box illustrata da Antonio Caprara. Ed infine la voce di Giorgia, ringraziando i docenti della scuola media Maria Brigida e le guide capitanate da Antonio Caprara ed Esio Varrassi. Un arrivederci alla prossima puntata. Seguiteci su Termoli Wild Oltre Natura. Allora, questa gita mi è piaciuta molto, soprattutto perché ho imparato cose nuove, soprattutto per il punto di osservazione per osservare uccelli. Ho scoperto che ci sono laghi molto inquinati a Petacciato, perché hanno tolto vita molte tartarughe. Ho scoperto che i pesci sono fatti anche da plastica e mi dispiace molto, cercherò di non inquinare più. Questa uscita che abbiamo fatto è stata un'esperienza molto utile per farci rendere conto dei gravi danni che stiamo recando all'ambiente e di come possiamo cercare di evitarli o in massima parte di ridurli, e conoscere anche le bellezze ambientali e animali del nostro luogo e del nostro paese. È stata molto interessante, abbiamo visto le bat box, che sarebbero le case per i pipistrelli,
E grazie a questo appunto Bat Box speriamo che i pipistrelli ritornano, così spariscono le zanzare. È stato importante soprattutto perché abbiamo imparato abbiamo capito che non dobbiamo pensare solo a noi, ma anche per il fatto che c'è un ecosistema molto ampio e dobbiamo rispettarlo. Infatti sono state fatte numerose iniziative per rispettare il territorio e tutto ciò che è compreso. Per me questa uscita è stata utile perché comunque si impara a rispettare la natura. È stata bella questa esperienza perché a me piace visitare la natura, soprattutto le varie specie di piante. Mi è piaciuta questa esperienza anche se ho visto che nella natura c'è molta incuria da parte dell'uomo. La gita a Petacciato è stata molto interessante perché il paesaggio è stato molto caratteristico, dal mare, anche dalla pineta che era anche rinfrescante, e anche il percorso è stato molto interessante perché avevamo una guida che era brava e è stato bello stare tutti in compagnia, quindi una bella esperienza.